Valmorghulis ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi non parliamo del Trono di Spade in maniera diretta perché è il nostro compleanno. Buon compleanno canalo. Cioè non è il compleanno nostro, no. Non siamo nati lo stesso giorno come Jaime e Cersei. È compleanno del canale. Siamo gemelli? No. Che peccato, no. Meglio così, perché i gemelli in questa saga fanno cose strane. È il compleanno del canale, è il compleanno del canale. Ci siamo resi conto quest'anno che il 20 ottobre, che è il giorno in cui aprimmo 6 anni fa il canale, capitava di martedì. E non dovevamo fare qualcosa per celebrare il canale? In realtà potevamo anche non farlo, però... Però volevamo farlo, ecco. Perché sono 6 anni su una adesso. 6 anni. Non è poco. Sono 7 anni che sto su YouTube e 6 anni che ho 2 canali E quindi volevamo fare un po' di robe per questo anniversario, per questo compleanno, tra cui svecchiare un po' il canale, sì. Perché era da un po' di tempo che avevamo le stesse grafiche oramai, ci eravamo stancati anche di avere sempre, sì, le stesse avevamo grafiche. Bellissimo, per carità, Trono di Spade innevato da 3 anni, non sì, lo so. Sì, almeno 4 anni. E invece adesso, come potete vedere, da oggi praticamente abbiamo sistemato nuovo avatar, nuove grafiche, ovvero il bannerino sopra. E tra l'altro il banner è un rimando palese al fatto che già ci siamo espansi, non parliamo più solo del Trono di Spade, ma che probabilmente ci espanderemo ancora e a breve con altre serie che tutti state aspettando. Quindi ecco, vediamo come andare avanti, vediamo... Quando usciranno queste benedette nuove serie, perché non si capisce nulla. Non si capisce veramente più nulla. Il banner ve lo facciamo vedere qua, perché di solito il banner in alto di YouTube e di Facebook non lo vede mai nessuno. No, vabbè. Invece l'avatar lo vedete un po' di più, e adesso è il nostro, originale, è il logo nostro del mondo del ghiaccio e del fuoco. E c'è del ghiaccio e del fuoco, nel senso che ci sono i draghi, c'è un lupo, però abbiamo voluto allontanarci dal Trono di Spade. Un po' più vago, cioè c'è, ma c'è anche altro, quindi capito, il lupo, il drago ci sta anche con... Le spade, a tema fantasy in generale. Sì, ci sta anche con Geralt, sta anche con il Signore degli Anelli, sta anche con la saga... Delle cronache del mondo emerso, non lo so, vabbè. Volendo ci sta un po' con tutto, spade, scudo, draghi, quindi... Come la panna nella pasta, ci sta con tutto. E questo l'ho detto apposta per far imbestialire tutti quanti i puristi della cucina italiana. La panna pochi. Non... Sì, che mi sono rotto le balle di sentire le trasmissioni di cucina. La panna! Soffrite. Borghese soffri, perché lui ci segue, non so se lo sai. Oh. Quindi fateci sapere se vi piace il logo nuovo, dato che adesso lo vedrete ovunque sui vari social come nostro avatar, speriamo di sì. Perché... E se non vi piace ci mettiamo a piangere? Volete che ci mettiamo a piangere, ragazzi? Infatti, anche perché questo è tipo il primo investimento che abbiamo fatto con quello che abbiamo guadagnato in questi primi mesi con il Patreon. L'avevamo già detto, stavamo mettendo da parte qualcosina, perché il logo non l'abbiamo fatto noi, anche perché... Io sono proprio incapace di disegnare, e comunque fare il logo non è una roba semplicissima. Anche se sai disegnare 2 o 3 cose, fare un logo implica una scelta stilistica diversa. Che... Diciamo, era meglio contattare qualcuno del settore. Però, Vittorio non sapeva fare il logo, ma sa disegnare. Oddio, disegnare è una parola grossa. Mo ce lo dicono loro che ne pensano. Ragazzi, forse vi siete accorti che abbiamo delle magliette diverse dal solito. Vabbè, io non mi alzo di più perché sennò non si vede. Cioè, voglio dire, per la stessa regola per cui devo fare sempre il video gobbo, perché altrimenti vengo tagliato. Esatto. Così. In realtà Vittorio è alto 2 metri, però. Non è vero, siamo alti praticamente uguali. Lui è leggero, cioè tipo 2 centimetri più basso. Però da seduti io avrò il torso più lungo, non lo so. Vabbè, queste sono nuove magliette nostre, quindi le trovate nel nostro store in basso. Trovate qui giù sotto il video. E abbiamo deciso di fare una maglietta innanzitutto dedicata a Stannis. E questa è l'armatura di Stannis. Ragazzi, è la parte del petto di Stannis. Non ci sono nomi, non ci sono casate, è proprio l'armatura di Stannis. Tra l'altro il piano originale era far mettere anche delle placchette qui sulle spalle, ma purtroppo quel tipo di maglietta con la stampa Total Body, non lo so, insomma, Total Print non è possibile prenderla in Europa. Quindi purtroppo non abbiamo potuto fare. Abbiamo il placcone centrale con il bel cuore rosso di Lord Stannoso. E quindi potete entrare nell'esercito di Stannis. Adesso non avete più scuse, assolutamente. Farlo. E soprattutto, visto che continua a essere un meme sotto i commenti di ogni video,
Asharadane. Oltre al fatto che questa maglietta è bellissima perché è viola, ma poi ho deciso di creare una maglietta dedicata ad Ashara perché appunto ormai la citiamo in ogni video come battuta, come meme, e qui è diventata Carmen Sandiego. Adesso dobbiamo dove fare... è finita Asharadane? Dobbiamo chiamare una cantante che ci fa la versione Planetos di dove è finita Carmen Sandiego. Conosce la dentro. Tipo, invece di mettere è in Amazzonia, forse in Patagonia, è a Sotorios, forse a Utos. Mettiamo tutte le teorie, tutte le possibili Asharadane, che ormai è ovunque. È in Perù, a tu non lo sai neanche tu. A me piace un sacco, comunque. Io sono un grande fan di Carmen Sandiego, da bambino me lo vedevo in continuazione, quindi per me fare quella maglietta è stato tipo il sogno di una vita. Ho imparato un sacco di cose con che fine ha fatto Carmen Sandiego. Beh, e adesso loro imparano tante cose con Asharadane. Quindi anche in questo caso fateci sapere se vi piacciono le magliette, se le state prendendo, perché siamo molto contenti di averle fatte. Tra l'altro questa qui, se mettete una bella giacca con la placca centrale, potete andare ai matrimoni tranquilla, elegantissima. Sì, tanto poi il coperto è proprio il giusto, il pezzo qui, poi voi mettete proprio l'armatura, la cravatta qui, non mettete la cravatta, lasciate il cuore rosso di Lor splendere nel suo ardore. Soprattutto portatevi una chiavetta USB con sopra le piogge di Castamir, che così a sorpresa la mettete. Sanno già che tu farai casino al matrimonio, quindi ecco. Vabbè. Chiaramente siamo molto contenti di fare questo piccolo passo in più, fare delle magliette, perché avevamo già delle magliette, però era da tempo che non aggiornavamo lo store. Anche perché è difficile trovare delle idee per magliette che siano fattibili da una parte e c'entrino qualcosa anche col canale, sì, esatto. Cioè, capito? Quindi il meme di Asharadane è stato abbastanza recente. Stannis, sempre nei nostri cuori. Comunque. E chiaramente, se stiamo facendo questi passettini avanti, vogliamo ringraziare tutti quanti perché ci seguite, vedete i video, mettete mi piace, condividete. Ricordatevi che il principale motivo per cui noi guadagniamo soldi che reinvestiamo in queste cose siete voi che visualizzate i video, quindi se cortesemente condividete i video, guardate, anche a tempo perso lasciare in scorrimento i video, sono donazioni a gratis, ve lo dico sempre e ve lo ripeto, e vi ringraziamo se date una visualizzazione in più ai video e per tutto quanto il sostegno che ci date comunque sempre. Però chiaramente un ringraziamento in più se lo meritano anche i Patreon, che da sono tipo 3 mesi adesso che ci stanno sostenendo attivamente. Ed è grazie a loro che abbiamo potuto fare qualche investimento in più, tra l'altro non solo per il logo, ma abbiamo avuto problemi, lo sapete, anche con il microfono un po' di tempo fa. E purtroppo abbiamo dovuto spendere un bel po' di soldi per aggiornare, sostituire in realtà l'attrezzatura. E tra l'altro ricordiamo i Patreon, quelli più grossi, che in teoria sulle magliette queste qui e tutte quelle dello store nostro hanno lo sconto fisso almeno del 20%. Sì, sì, i Patreon Lord Comandanti hanno il 20% di sconto su tutto quanto in merchandise nostro, non quello di Pumpkin, anche se poi Pumpkin c'è il codice sconto Stannis, lo spammiamo qui, con cui potete acquistare il rubber 20%, però insomma. Volevo approfittare oggi di questo video particolare per far vedere a tutti, quindi anche ai non Patreon, che tipo di blooper carichiamo solo per i Patreon di solito, che sono fuori scena, un po' spero divertenti. Ragazzi, siamo scemi quando non monti, quando non facciamo i video, ma proprio tanto più scemi di come esce il video, quindi vi diamo un piccolo montaggio qui anche per invogliarvi magari a fare l'iscrizione anche ai tier più bassi. Regia, questo pezzo adesso lo lascio nel video perché sì, ok, va bene. Fatto, immagino qua Tyrion ha la faccia di Re Theoden, esattamente quella. Why always me? Tanto l'ha appena fatto il discorso, non altrettanto figo. Seguitemi, sono un nano. Come... sono Edmure di Casa Tully, protettore della terra dei fiumi, signore di Delta delle acque. You shall not pass. Zio, ma che cazzo hai fa? Dovevano passare, tu sei un deficiente. Noi contavamo sul fatto che tu sei un deficiente, zio. Vaffanculo. Sono molto triste. Cazzo. Arrivano dalle retrovie, quindi prendendo Stannis dalle spalle, però i danni maggiori li ha fatti l'avanguardia, che è comandata da Renly Baratheon. Wow. What? Renly. Colpo di skin. Questo è il terzo twistone nel giro di 10 minuti di video, sì, comunque. Questa battaglia è stata un po' un casino.
Che poi io quando leggi io dico, ma che cazzo stanno a dire quelle querelle? Oh, che sta succedendo? Dio santissimo. È risuscitato dai morti secondo le scritture. Relli Cristo barato. Viene infatti dato il cavallato, ho detto. Il cavallato. Stupido episcopo. Per quei momenti Homer Simpson. Oh, Dio santo. Fosso Way, vero? Fosso Way. Che non mi entrano in testa! Sti mangiami le merda. Che puttana! E addirittura vengono premiati a volte con terre e castelli, perché se da un lato abbiamo tante persone da premiare, dall'altro ci sono gli sconfitti, che sono traditori, sì. E se praticamente perdono terre, titoli e quant'altro, vi facciamo l'esempio di... Porca puttana. Porta la merda, sti numi del cazzo. Foot. Ci serve il gobbo. Vado. Ci teniamo comunque a ricordarvi che sì, Dito Corto non ha messo ancora piede fisicamente ad Arrenal, probabilmente non lo farà mai perché è meglio evitare, ma lui è tecnicamente il lord più importante della valle, cioè a fine guerra, se muoio in Italia e va tutto bene, lui è il lord principale della regione. E questo è un dettaglio che nella serie televisiva è stato totalmente trascurato, anche se viene detto che lui è lord di Arrenal, perché è la serie televisiva e molte persone di conseguenza se ne scordano, ma è giusto ricordare anche questo. Hai detto della valle. Porco demonio! Che cosa vuoi fare? Lo vuoi lasciare? No, lo rifaccio perché non vale la pena. Vado. Cinghiale e rivoluzione. L'anarchia. Che buon sapore. Che divertente quel blooper che ha messo il regista, che però non sappiamo qual è, quindi in realtà dobbiamo ancora decidere. Tanto mi devo sbrigare a pubblicare tutti quanti su Patreon, che ce l'hanno, ce l'ho lì, che non siamo andati. Sì, domani li pubblico e mi dimentico. Sono pubblicati 3, ne abbiamo 8 pronti. Vabbè, comunque. Vabbè, l'importante è sempre averli pronti. Sì, 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 sono tutti lì. Piano piano adesso li smistiamo tutti. E comunque, se volete guardare queste o altre follie, vedere i video in anteprima di circa una settimana, 5 giorni di media, e avere altri fantastici privilegi come parlare con noi su Telegram quando siamo collegati e non, il mondo non ci divora. Trovate il link anche per Patreon in descrizione, quindi se potete e volete iscrivetevi, sostenete il canale, come potete vedere comunque cerchiamo di spendere sti soldi in maniera costruttiva, non andiamo a donne. E poi nelle descrizioni trovate anche i link a Facebook, Instagram, gli altri social, perché quando YouTube non ci viene incontro, almeno spammiamo lì. E quando YouTube non ci viene incontro, cioè, implica il fatto che ci venga incontro ogni tanto, no. Quindi anche per rimanere aggiornati sui video, sull'uscita dei video, è diciamo, una cosa in più. Mi raccomando, ragazzi, leggete le descrizioni. Leggete sempre le descrizioni, che magari... Che non stanno lì a casa. Ecco. E niente, questo è tutto. Oggi niente video di lore, del trono di spade, di altre cose. Oggi solo il compleanno, perché sì, ci oggi sta. Oggi solo un gigantesco graste. Un gigantesco graste. Oggi abbiamo notato che non sappiamo parlare, quindi fare video normali può essere rischioso e pericoloso. Però qualcosa allora la registreremo. E cercheremo di fare almeno un altro oggi di video, quindi boh. Sarà complicato. E ci vediamo prossimamente con i prossimi video, che non so cosa, di cosa parleranno, perché non li abbiamo ancora registrati. Siamo... In realtà sì. Perché ora vedrete altri video con magliette vecchie, perché li abbiamo registrati prima. Ne abbiamo fatti altri due che devono uscire settimana prossima, ora dobbiamo registrare almeno un altro. E poi dobbiamo registrare video di Halloween, che ci sarà uno speciale. È un casino, la nostra vita è complicata, va la Doeris.